È l'orario del tè. No, del caffè. Patricia, metti il rec. Inizia Coffee Break. Quello riccio qual è? Damiano. Coffee Break. L'altro basso chi è? Umberto. Coffee Break. È l'orario del tè. No, del caffè. Patti il Chuck, metti il reg. Inizia Coffee Break. È arrivato in Italia il poliamore, non è una malattia, ma è semplicemente il modo per avere più partner, quindi non c'entra niente la religione, ma si possono avere più mogli e più mariti contemporaneamente. Pensate, ieri io ho fatto l'amore per 3 ore di fila. Sempre che devi sparare numeri, come hai fatto? Poi dopo 3 ore è toccato a me. Ah, di fila, ora l'ho capito, andiamo col servizio. È arrivata la moda del poliamore, lei che cosa ne pensa? Boh, sarà sicuramente una bella cosa. Il poliamore, cioè persone che possono avere più partner contemporaneamente, più mogli e più mariti, tutti insieme. Vabbè, già lo fanno i musulmani. Non posso dire la parola perché quello mi sta riprendendo. Tu quanti compagni hai? Compagni? Mogli, mariti. Io ce n'ho mezza. Mezza, quindi mezza. Ti senti con una, diciamo. Mi sento con una, mi sentivo con tre. Fino a tutti. I due giga, finito tutto. Finiti. Ti sentivi con tre, ma alla fine non hai concluso con nessuna. Non concluso con nessuno. Adesso gliel'altro. Va bene così, quando si fa l'amore va tutto bene. Anche con più donne, quindi. Ma è uguale, tanto. Una o più donne va sempre bene, basta fare l'amore. Lei lo dice per l'amore esperienza. L'amore per i giovani, hai capito? Il giovane deve fare l'amore, non la guerra. Ovvio, ci può raccontare l'esperienza di quando ha fatto l'amore con più donne? Ah, com'è che bellezza. Mi sono piaciute quelle scure, le more, sì. E le negrette. Molto buone, molto brave. Sì. Non ride tu, mezzo marocchino. Ok. Sì. Poi si è svegliato tutto sudato. Molto meglio sudato che schiaffeggiato. La prestazione migliore che lei ha fatto con queste donne qual è senti, stata? La devo ancora provare. Ah, la devo ancora provare. Il meglio deve ancora venire, sì, come sì, si dice. Sicuramente. E lei è venuto, nel senso deve venire ancora il meglio per lei. Sicuro, sicuro, guarda, se più una ragazzetta come questa, sai come sarebbe bello. Quindi a lei piacciono più giovani? I giovani, i vecchi, l'importante è che cavalcano bene. Facciamo l'amore e non la guerra. Viva il poliamore, quindi. Lo dica. Ciao. Lo dica da chi ci sta seguendo. Viva il poliamore. Sì. Viva il poliamore. Poliamore o più amore. Ti abbraccio. Sì. A te. Abbracciamo. Ciao. Abbracciamo. Un abbraccio di gruppo. Lei è abituato con gli abbracci di gruppo. Abbracciamoci in gruppo. Guarda che. Eccolo qua. Un abbraccio di gruppo. Che belle patacone che ho preso stamattina. Hai visto? 50 euro adesso. Buongiorno signore, è arrivata in Italia la moda del poliamore, lei che ne pensa? Non lo conosco. Che cos'è il poliamore? Poliamore. Poliamore. Piante, polline, piante. Ah. Lei ha delle piante a casa? Sì, molte. Faccia qualche esempio di piante che magari le piacciono, che lei ha dentro casa. Gerani, garofani, insomma fiori. Ha più varietà, quindi ha un poliamore anche lei dentro casa. È arrivato in Italia il poliamore, lei che ne pensa? Sono allergico. Però lei si immagina di avere 6 mogli? È troppo pure una. No, è una cosa per tutti, non è per qua. Vabbè, che c'entra? Scusi, il poliamore è a livello mondiale. Ma parlaci tu allora con poliamore. Che vuoi da me? Non è una persona. Programma. Scusi, che mi faccio una domanda e mi rispondo. Fatti la domanda. Vabbè, grazie, fammi la domanda, Umberto. Che cosa ne pensi del poliamore? Che è una persona, quanto abbiamo. Il poliamore. Ma che mi stai inguadrando? Scusi, ma lei sta. No, ma è una domanda. Ma non mi fai domande, non sono di qua. Non entrare troppo nella parte, rispondimi. Possono avere più mogli e più mariti. No, lascia perdere, io me ne sono persi due già. Gli ha smarriti, come... No, si sono morti. Ah! Poliamore, lasci perdere, guarda. Perché ha avuto esperienza? No. Gliene basta. Non mi basta. Una basta e avanza. Avanza, eccola qui, dove sta Daniele? È avanzata, è andata via. Ha trovato il modo per defilarsi, è che uno, anche per lei, uno basta e avanza, anche per suo moglie. Cioè, credo, no. Diciamo che la fedeltà è... La cosa, diciamo, più importante che ci sia. Il bello del poliamore è proprio questo, non è un tradimento. No, si possono avere più parte. È una mucchiata. Me ne basta uno. Però lo dice con rassegnazione. Sì, no, assolutamente. Io ne ho una e sono contento. Le dia un bacio davanti a... Sono 40 anni che siamo insieme. Un bacio. Dopo 40 anni. Un bacio. Vieni qua. Ciao. Anche a noi, una a noi. Esagera. No, è poliamore. No.
Scopri il nuovo SUV Citroen C3 Aircross da 119 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Ciao, benvenuto nel quartiere. Ah sì, ciao, sono il nuovo vicino. Johnson & Johnson? Sì, ma tanto ormai mi ci sono abituato. Tu invece? No, oh, io ho fatto Pfizer. Guarda che carina. Meno male che non hai fatto Moderna, altrimenti a quest'ora stavi... Quanto fanno ridere quelli di Moderna? Oddio AstraZeneca, nasconditi! Yeah. È l'orario del tè! No, del caffè! Patti il Chuck, metti il rec! Coffee break! Quello riccio qual è? Damiano! Coffee break! L'altro basso chi è? Umberto! Coffee break! È l'orario del tè! No, del caffè! Patti il Chuck, metti il rec! Coffee break!